I monti della Tolfa, poco a nord di Roma, vivono la stagione più felice dell'anno. L'inverno non è stato rigido e già nel mese di marzo gli asfodeli sono in fiore. Sbocciano fiori rosa sui rami ancora secchi degli alberi di Giuda. Spuntano le foglie delle querce e degli aceri minori. Tanti animali tornano a vivere dopo la breve pausa invernale. Sono arrivati dall'Africa gli uccelli insettivori. La sterpazzolina ha volato per più di 5.000 chilometri. L'aumento della temperatura favorisce l'attività degli insetti, sempre in cerca di fiori appena sbocciati. I rettili si svegliano dal letargo invernale. Tutti questi animali, amanti dei climi caldi, vivono e si riproducono all'interno di un complesso sistema di equilibri e rapporti con il bosco che li ospita. Il saettone, abile arrampicatore, è un predatore di uova e pulcini, ma al tempo stesso può divenire preda del più singolare uccello rapace di questa regione, il biancone. È un'aquila di origini africane che arriva qui in primavera, dopo aver attraversato il deserto del Sahara e il Mar Mediterraneo. L'aspetto più singolare della sua biologia è rappresentato dal fatto che si alimenta solo di serpenti. Questo è il maschio. Come tutti i rapaci, nei pressi del nido è molto sospettoso. La femmina è impegnata nella cova. Questa specie depone un solo uovo. Nascosto nel denso fogliame un altro rapace, il nibbio reale. Non migra, è rimasto in zona tutto l'inverno e nidifica prima delle altre specie. Infatti, il suo nido ospita già 3 pulcini. Guardano con curiosità una cincia allegra che ha trovato dell'ottimo materiale per imbottire il suo nido. Esistono solo 5 coppie di nibbi reali in tutta l'Italia centrale. Questa specie è diventata molto rara anche nel resto d'Europa, soprattutto a causa della scomparsa delle grandi foreste di latifoglie. Il nibbio reale si riconosce per la tipica coda forcuta, raggiunge i 2 metri di apertura alare ed è un elegantissimo veleggiatore. Il genitore sminuzza la preda con cura, ma non si preoccupa di distribuire equamente il pasto. Il pulcino più intraprendente monopolizza le imbeccate finché non si è saziato. Il fratello più piccolo non ha neanche il coraggio di farsi avanti. Thank you.
Questa annidiata di tre pulcini rappresenta una vera rarità. Di solito i nibi reali sono meno prolifici. L'ultimo nato, che ha tre o quattro giorni meno dei suoi fratelli, è molto piccolo e debole. A giudicare dal numero di prede che i genitori catturano, per lui non ci sarà cibo a sufficienza. La violenza del fratello maggiore serve ad accelerare la sua fine, dato che è comunque destinato a morire di fame. Il 20% dell'Italia è ancora coperto di boschi. Di questi, solo una piccola parte è rappresentata da foreste di alto fusto. Il resto è formato da boschi cedui, che vengono tagliati periodicamente. In occasione del taglio, che si verifica ogni 20 anni, alcuni alberi sono risparmiati e possono svilupparsi fino ad assumere grandi dimensioni, diventando così un importante rifugio per molte specie animali. Le foglie lobate di una roverella nascondono il nido degli zigoli neri. Nelle cavità dei tronchi vivono i cabroni. Questi insetti sono temuti da tutti gli animali a causa del loro pungiglione velenoso. Eppure, esiste un predatore specializzato nella cattura di questo insetto. Il falco pecchiaiolo. Ha fatto un lungo viaggio dall'Africa tropicale fino in Italia proprio per dare la caccia a vespe e calabroni. Questo è il suo nido. Il pulcino, nato da pochi giorni, è già molto interessato a quello che avviene intorno a lui. È tutto preso dall'osservazione delle formiche e azzarda perfino un assaggio. L'adulto è ben equipaggiato per difendersi dalle punture degli insetti. Piccole piume rivestono fitte fitte tutto il corpo, come una soffice armatura. Questa è la femmina. Ha portato al nido un favo di vespe. Proprio per questa particolare abitudine alimentare, il falco pecchiaiolo possiede un becco piccolo e allungato, ben diverso da quello di tutti gli altri rapaci. Ci vuole comunque molta pazienza per estrarre dalle cellette del favo larve, pupe e miele. Un cibo dolce, nutriente e appiccicoso. La natura ha giocato un brutto scherzo a questa coppia di occhi cotti. Un cuculo ha deposto il suo uovo nel loro nido e ora il pulcino, nato in anticipo rispetto ai pulcini della specie che lo ospita, si affretta a farsi spazio per restare così l'unico abitante del nido.
L'adozione è immediata. Gli occhi cotti reagiscono al piccolo cuculo con naturalezza, stimolati nel modo giusto dal becco aperto che chiede il cibo. I cuculi, che per riprodursi distruggono tante covate di piccoli uccelli insettivori, hanno comunque i loro meriti, perché sono tra i pochi animali in grado di nutrirsi dei bruchi del bombice della quercia, limitandone la diffusione devastante. Nonostante le foglie di quercia contengano tannini e altre sostanze poco digeribili, questi bruchi ne sono veramente ghiotti e vanno avanti come macchinette. Il bombice della quercia è uno degli insetti più famosi del mondo. È stato studiato a fondo proprio per i danni che ha causato ai boschi di querce, soprattutto in America, dove è stato introdotto accidentalmente un secolo fa. Sono stati individuati così i meccanismi naturali di controllo della specie. Esiste un altro predatore specializzato nella loro cattura, la calosoma. La lucente corazza di chitina la difende dalle contorsioni e dai peli urticanti del bruco. Questi coleotteri sono stati impiegati dall'uomo con successo per combattere le infestazioni dei bruchi in America. In poche settimane la popolazione dei bruchi viene notevolmente ridotta. I sopravvissuti raggiungono la cima sicura di un ramo e iniziano la metamorfosi protetti da un intreccio di fili di seta. Le querce sono state danneggiate, ma aceri, frassini, olmi e carpini sono rimasti intatti. Il prossimo anno i bombici prenderanno di mira un'altra zona e consentiranno alle querce di svilupparsi regolarmente. Il giovane cuculo è cresciuto molto rapidamente. Dopo una sola settimana è già più grande dei genitori adottivi, che hanno faticato per lui come per un'intera nidiata. Le prime penne scure spuntano dal piumino dei giovani nibbi reali. Nel nido, come prevedevamo, sono rimasti in due. I giovani si danno un gran da fare, si stanno liberando degli astucci che ancora proteggono le loro penne. Le ali sono appena accennate, ma già vale la pena di batterle per vedere l'effetto che producono. Il nibbio reale dipende in qualche modo dall'uomo, dal momento che si nutre spesso di piccoli animali travolti dalle auto. Proprio per questo si libra sulle strade che attraversano il suo territorio.
la nostra coppia paga una sorta di pedaggio alle cornacchie che nidificano nei dintorni e che hanno la fastidiosa abitudine di perseguitare tutti gli uccelli rapaci, anche quelli per loro inoffensivi come i nibi reali. L'alimentazione dei giovani è diventata una faccenda sbrigativa. I piccoli hanno bisogno di molto cibo, non c'è tempo per assisterli. Bisogna ripartire subito per una nuova battuta di caccia. I giovani rapaci imparano presto a mangiare da soli. In questo modo cominciano anche a fissare l'immagine delle loro future prede. Il riccio conduce una vita generalmente solitaria, mantiene rapporti familiari solo per la breve stagione degli accoppiamenti e dell'allevamento. Per il resto dell'anno abita da solo, in un piccolo territorio. Un riccio potrebbe trascorrere tutta la sua esistenza sull'area di un campo di calcio, purché sia coperta di alberi e di cespugli. Il territorio di questo riccio è attraversato da una strada, una di quelle pattugliate dal nibbio reale. Questa volta gli è andata bene. Lo sviluppo di un uccello rapace è un processo complicato in cui entrano in gioco comportamenti innati e comportamenti appresi. Così i giovani nibbi reali seguono attenti il volo del genitore, pronti ad imitarne l'esempio. Anche se è il più giovane, il falco pecchiaiolo ha avuto una crescita rapida e si è già spinto fuori dal nido, in un primo difficile contatto con il mondo esterno. Alla fine dell'estate si metterà in viaggio verso l'Africa tropicale, seguendo le coste italiane fino alla Sicilia. Da lì, attraverso il mare, proseguirà per il Nord Africa. Nel mese di agosto il bosco non è più un ambiente ospitale. Gli animali trascorrono le ore calde del giorno al riparo dai raggi solari. Nel letto dei torrenti l'acqua ristagna ormai da mesi. L'unica abbondante riserva d'acqua della zona è rappresentata dal lago di Bracciano. Qui la vita non conosce la crisi della siccità estiva. Le rive del lago sono rinfrescate dalla brezza e anche gli uomini vi si affollano in cerca di ristoro. Sulle rive del lago troviamo i nibbi bruni. Vivono in colonia e utilizzano posatoi comuni. Non sembrano affatto disturbati dalle attività umane. Questi agili rapaci, di poco più piccoli dei nibbi reali,
cercano il cibo nelle acque del lago, specializzandosi nella raccolta dei pesci morti che affiorano in superficie. Sono passati solo 4 mesi dalle piogge primaverili che hanno dato vita al bosco di querce. Nel frattempo, gli uccelli rapaci hanno allevato i loro piccoli, le querce hanno sopportato gli insetti defoliatori e tanti altri organismi hanno chiuso un ciclo importante della loro esistenza.